Era il 1894 quando Guglielmo Marconi fece suonare un campanello a pochi metri di distanza da lui senza che fosse collegato alcun filo, creando le basi per la nascita della radio e del Wi-Fi. Da lì a poco avrebbe trasmesso segnali da una parte all'altra dell'oceano, rivoluzionando per sempre il mondo della comunicazione. Nel 1920 nacque la BBC inglese e la radio si impose come mezzo di comunicazione di massa. In Italia nel 1928 si afferma l'EIAR con trasmissioni da Roma, Milano, Napoli e Torino. Nel dopoguerra con la RAI arriva il trionfo della voce radiodiffusa, grazie anche all'invenzione dell'autoradio e dei transistor che trasformano la radio in un oggetto trasportabile. Il vero boom radiofonico arriva però negli anni 70. Inizia l'era delle radio libere e della modulazione di frequenza FM. Nascono i primi programmi in cui gli ascoltatori sono direttamente coinvolti nelle trasmissioni, commentando o scegliendo i brani da ascoltare al telefono. Successivamente, con i network, le radio non sono più limitate a piccole zone geografiche, ma possono diffondersi su tutto il territorio nazionale. Lo standard DAB lancia la radio del 2000, migliorando con il digitale la qualità d'ascolto. Con lo sviluppo di internet e delle connessioni su banda larga, le web radio superano i confini nazionali. Nell'attuale scenario le compagnie telefoniche annunciano di voler introdurre tariffe flat per il mobile e le case automobilistiche stanno sperimentando le prime auto connesse. Paolo Novelli oggi rivoluziona il mondo della radiodiffusione attraverso la cross-medialità, che permette alle radio di dialogare con internet passando dall'FM DAB Plus alla rete in automatico. Un progetto tutto italiano, dallo sviluppo alla produzione, che rende la radio completamente interattiva con le nuove funzionalità ideate e brevettate da Axis. Il tutto a portata di un click. Click da commercial button. Durante la pubblicità di una trasmissione radiofonica o televisiva appare sullo schermo un pulsante che consente l'acquisto del prodotto pubblicizzato con la possibilità di continuare ad ascoltare la trasmissione. Click da cross per play. Durante la visione o l'ascolto di una partita, l'utente potrà essere indirizzato su siti di scommesse sportive. Click da cross per continuous artist. Durante l'ascolto di un brano, l'utente può richiedere la playlist dell'artista che sta ascoltando. In questo caso il sistema invia all'utente solo pubblicità mirata, in linea con i suoi gusti e le sue preferenze musicali, trasformando il contenuto pubblicitario in informazione. Click da cross per live streaming e concerti. La funzione consente di identificare e autorizzare l'utente alla visione in streaming di concerti ed eventi live a pagamento, tramite l'acquisto di ticket pay per view dalle biglietterie online, ad un costo inferiore e superando il limite geografico. Queste innovative funzionalità, studiate per il mondo editoriale e marketing delle web radio, sono tutte presenti nella radio 4G, la radio che si vede e si sente, di cui Paolo Novelli svela oggi il nuovo design. Oltre alla normale ricezione e riproduzione di segnali sulle bande FM e DAB+, la radio 4G utilizza la connessione internet mobile per l'ascolto e la visione di contenuti audio e video da web, sfruttando tutto il potenziale del sistema operativo Android e le sue applicazioni. La qualità audio è eccellente. Codec Flex Sound Technology, 2x30W, K-Array speaker da 3 pollici frontali e 2 rear da 4 pollici. Il display è touch capacitivo da 7 pollici. La webcam è da 5 megapixel e nella radio è presente un lettore CD-DVD. Radio 4G, la radio italiana che connette il mondo.